Antonella Clerici usa parrucche, stivali e travestimenti per il desiderio intimo, ognuno trova il suo modo. Antonella Clerici con Vittorio Garrone tiene viva la passione anche trasgredendo. La conduttrice 59enne lo confessa al Messaggero. A letto vanno bene le coccole. Ma non solo quello, svela. Stivali, parrucche e travestimenti per accendere il desiderio. Ognuno ha il suo modo, precisa. Antonella la scorsa estate aveva confidato che, con l'età che avanzava, perdeva i pezzi. Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata da 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai. Ma neanche tanto diversa da 10 anni fa. La testa è meglio adesso, sottolinea. La presentatrice poi affronta la sfera dell'intimità col compagno, a letto vanno bene le coccole. Ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo. Ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no? In interviste passate la Clerici aveva parlato di stivali e parrucche. Lo conferma, certo. Anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene insieme. Sui ritocchi, il popolarissimo volto Rai, che il 6 dicembre compirà 60 anni, svela, dal chirurgo estetico vado non più di 2 volte l'anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d'estate perché d'inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho iniziato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia.